Appassionati di sport, benvenuti a questa nuova puntata del Club dello Sport, la prima del 2018. E a proposito, tanti auguri di buon anno a tutti quanti voi. Iniziamo con il calcio e chiaramente con la Serie A, con il Crotone, un Crotone che ha giocato un'ottima partita contro il Napoli. E certamente la forza, il tasso tecnico superiore del Napoli è venuto fuori. Il Napoli ha vinto 1-0 all'uscita, ma il Crotone non ha assolutamente sfigurato e può recriminare anche per qualche occasione, per un mancato intervento del VAR sul calcio di rigore, ma non è tempo più di pensare a questa partita, ma alla prossima, la prima del girone di ritorno. Il Crotone va a San Siro ad affrontare il Milan. Le squadre erano squadre forti in cui era normale avere qualche difficoltà, però dovremmo mantenere, diciamo, lo stesso modo di giocare anche con le altre squadre e sicuramente arriverà qualcosa in più. Credo che sicuramente sarà una partita difficile, perché anche per loro che hanno tanta voglia di fare risultato come noi, poi giocando fuori casa a San Siro è sempre difficile raccogliere punti, ma noi proveremo a fare la nostra partita e cercheremo di dare il massimo e portare qualcosa a casa. Credo che la squadra tutto sommato non abbia fatto male, sicuramente potevamo fare qualcosina in più, però diciamo c'è tanto lavoro da fare anche con il nuovo mister e speriamo di fare un po' meglio dell'andata. Diciamo una partita compromessa fin da subito, quindi diciamo sarà una partita diversa in cui ce la giocheremo. Sappiamo loro hanno grandi qualità, giocatori con esperienza, ma noi cercheremo di fare il massimo. Sono sempre a disposizione della squadra e del mister. Questo ruolo chiede un po' di sacrificio e sono disposto a farlo. Sicuramente abbiamo avuto anche qualche occasione di fare gol, ma credo che col lavoro e sacrificio pian piano arriverà tutto. Il passato ormai è alle spalle, se con i se e con i ma non si va da nessuna parte, però credo che dobbiamo ripartire da quella voglia, dalla prestazione contro il Napoli. Lasciamo il calcio di Serie A e ci spostiamo in Lega Pro, così come la Serie A andrà al riposo invernale, chiamiamolo così, dopo le fatiche anche del periodo natalizio. La stessa cosa accadrà in Lega Pro, anzi è già accaduto in Lega Pro perché, come è accaduto negli ultimi anni, il campionato di Serie C si ferma. Si fermano quindi le squadre calabresi, noi andiamo a occuparci di due squadre, del Cosenza e del Rende e del loro andamento davvero asimmetrico, possiamo dire. Alzi la mano chi ad inizio campionato aveva pensato ad un Rende quinto in classifica, con 31 punti alla sosta invernale. E alzi la mano chi qualche settimana fa aveva immaginato a questo punto un Cosenza settimo con 29 punti, dopo un inizio di stagione disastroso e decisamente al di sotto delle attese. Pronostici che saltano e squadre che tornano ad essere se stesse in ritardo. Per quanto concerne i biancorossi, la squadra di Trocini ha giocato finora un campionato decisamente al di sopra delle aspettative. Un gruppo senza particolari individualità, ma unito, compatto e molto ben allenato. La sosta servirà a lavorare, a recuperare energie e al rientro la squadra calabrese andrà a sfidare il Siracusa con in palio addirittura il quarto posto. Dall'altra parte invece c'è un Cosenza il cui rendimento è stato decisamente diverso e altalenante, almeno fino a poche settimane fa. Un inizio disastroso, costato l'esonero al tecnico Fontana, poi l'arrivo di Braglia ed una lenta risalita, non senza intoppi. La sosta forse arriva nel momento meno opportuno. La squadra è reduce di 4 vittorie e 6 risultati utili consecutivi. 29 punti non sono il bottino ipotizzato ad inizio campionato, ma per come si erano messe le cose, Braglia può essere soddisfatto. Le prime posizioni sono ormai lontane, ma i playoff sono un obiettivo che non può essere fallito. Lasciamo il calcio e ci spostiamo alla pallavolo, anche perché in questo periodo è un po' tempo di bilanci, e allora andiamo a fare anche un bilancio in casa. Tonno Calipo, Vibo Valentia.
E ancora crisi e lo spiraglio di luce in fondo al tunnel si vede solo a tratti, ma come se fosse una luce ad intermittenza, senza continuità, come la Tonno Callipo che rimedia la nona sconfitta consecutiva al culmine di una gara caratterizzata ancora da momenti di buona pallavolo, ma anche da lunghi passaggi a vuoto. Al Pala Valencia Piacenza passa 3-1 e dopo un primo set combattuto e vinto dagli ospiti 25-23 e un secondo portato a casa invece dalla formazione calabrese con identico punteggio, è arrivato poi il crollo, emblematici parziali 25-18, 25-19. Successo che rispetto agli avversari non siamo riusciti a mantenere un livello d'attacco stabile e abbiamo preso un po' troppo murate. E sapevamo che loro avevano un buon servizio con la flottante, e lì all'inizio abbiamo faticato un po'. Poi insomma abbiamo reagito, il primo set siamo riusciti a rizzare nonostante un bel svantaggio, lì abbiamo dimostrato di voler fare una partita, e il secondo set anche ci siamo stati dentro, abbiamo giocato, siamo stati insieme, dopo un set vinto insomma non c'è stato quel tiro necessario per mantenere alto il livello di gioco e tecnicamente lo vado a imputare all'attacco che rispetto a loro è stato inferiore, soprattutto sul contrattacco. Loro hanno fatto una bella gara in battuta, il primo set non ci hanno permesso di partire bene, siamo andati sotto parecchi punti e dopo è stata dura recuperarli, siamo stati anche bravi perché siamo riusciti ad arrivare 23 pari, quindi bravi che siamo rientrati, però poi diventa dura sempre inseguire, secondo molto bene, il terzo uguale, siamo arrivati pari fino quasi alla fine, poi ci siamo bloccati su una rotazione in cui c'era Fei che ha martellato un po' pesante e quando si incastra il nostro cambio palla dopo facciamo fatica a stare attaccati alla partita, quindi e quindi siamo questi. Come detto, le sconfitte consecutive sono ora 9 ed i punti di distacco alla zona playoff 14. Manca praticamente tutto il girone di ritorno, ma occorre trovare in fretta le contromisure per uscire da una situazione complicata, probabilmente anche da un punto di vista psicologico. I rimedi sono il lavoro è in palestra, non ci sono tanti altri rimedi. È ovvio che quando vieni da un percorso dove hai incontrato tante difficoltà, non è semplice, no? A volte fare anche le cose facili, questo accade nello sport a tutte le squadre. Lavorare come stiamo già facendo, però purtroppo diventa anche complicato poi scendere in campo la domenica perché ovviamente c'è anche una componente psicologica che incide parecchio e si vedono dei passi in avanti, si sono visti a Civitanova, solo che ne facciamo magari due avanti e uno indietro, riusciamo ad aggiustare alcuni aspetti e subiamo su altri, poi rimettiamo a posto quelli e ritornano. Siamo sempre un po' ad inseguire un qualcosa e quindi niente, dobbiamo solo lavorare, siamo questi, dobbiamo metterci piano piano, crederci su ogni palla, su ogni pallone. Anche se l'avversario ti martella e non ti dà spazio, dobbiamo cercare di rimanere comunque attaccati alla partita, al set, con qualsiasi mezzo. È l'unica strada che conosco per riuscire a prima o poi avere un risultato positivo. Lasciamo la pallavolo e ci spostiamo al basket, quindi da Vibo Valencia ci spostiamo a Reggio Calabria e abbiamo in collegamento con noi il nostro corrispondente da Reggio, Mario Vetere. Benvenuto Mario innanzitutto, una viola Reggio Calabria che in casa ha un andamento in trasferta e ben altro rendimento. Possiamo dire che è ancora una viola Reggio Calabria alla ricerca della prima vittoria esterna stagionale, quasi un tormentone. Adesso si va a Napoli, in casa dell'ultimo in classifica, nell'ultimo turno del girone di andata. Può essere l'occasione giusta, Mario? Sta diventando ormai un tormentone la gara esterna della Viola, che ancora nello scorcio di questo campionato non è riuscita a conquistare la vittoria, la prima vittoria stagionale. Certamente la gara contro Cuore Napoli di domenica 7 gennaio può rappresentare, visto i numeri, come dicevi da studio, l'occasione giusta per in qualche modo appunto sbloccarsi e finalmente accedere a posizioni ancora più tranquille in classifica. Sta di fatto che
è proprio l'approccio psicologico che sta mancando alla Viola, cioè l'approccio psicologico nelle gare, soprattutto nelle gare esterne, perché nelle gare in casa i reggini hanno dimostrato finora, tranne vabbè, un piccolo passo falso contro Siena, di saper giocare e vincere contro chiunque. Domenica scorsa contro l'Agrigento, che arrivava a Pallacanestro da terza forza del campionato, la squadra della Regina ha addirittura vinto di 30 punti. Tra l'altro si è trattato di quasi di un derby per il sud, per la squadra della Regina in questo caso, per via delle numerose sfide che nel corso di questi ultimi campionati hanno contraddistinto la storia di entrambe le squadre, sia in Serie B che poi in A2. Contro Napoli potrebbe arrivare i risultati finora conquistati da entrambe le squadre, potrebbe arrivare questa prima vittoria, e Napoli sappiamo che è una squadra costruita con l'ambizione di una classifica tranquilla. All'inizio stagione è stata presa in consegna da uno degli ex allenatori della Viola, Ciccio Ponticello, che è stato esonerato proprio qualche settimana fa, con 4 punti in classifica. Ovviamente è ultimo in classifica, necessita di avere vittorie per togliersi proprio dall'ultima posizione. C'è un perfetto di formazioni come le due romane e Treviglio distanziate di 4 punti. La Viola potrebbe sfruttare questa chance per agganciare i 14 punti in classifica, superare addirittura Siena e appunto agganciare questo terzetto di formazioni con Latina, Tiedi e Cagliari, che in questo momento sono le squadre spartiacque tra la zona alta della classifica e la zona bassa. Senti Mario, così come abbiamo fatto anche per il calcio, per la pallavolo, è un po' tempo di bilanci, perché si chiude una prima parte di stagione, si chiude il girone di andata, anche se poi sappiamo che nei campionati con i play-off non siamo proprio a metà stagione. E il bilancio di questa prima parte di stagione della Viola? Il bilancio dipende da come si interpreta, perché al momento il campionato della Viola, per utilizzare un po' un esempio, è un campionato da un bicchiere mezzo pieno e un bicchiere mezzo vuoto. Chi lo vede mezzo pieno in qualche modo dice fino adesso la Viola in casa bene o male ha vinto, sta reggendo, e chi lo vede mezzo vuoto dice peccato, si poteva fare qualcosa in più e fuori casa. In effetti io al momento lo vedo mezzo vuoto, nel senso che visto le potenzialità della squadra rispetto allo scorso campionato, visto il gruppo attuale allenato appunto da Marco Galvani, resta il rammarico delle tante sfide perse per pochissimi punti proprio negli ultimi secondi fuori casa, che avrebbero visto la Viola al momento certamente non a 12 punti ma almeno a 16 punti. Ci sono state 3 partite con 2 supplementari perse, una sconfitta di pochissimo negli ultimi secondi, avrebbero visto la Viola certamente non in questa condizione, ma primeggiare quantomeno tra le prime 8. Quindi al momento ecco, c'è una moderata soddisfazione, anche se rimane appunto il rammarico, cioè il bicchiere sì, è molto bello, però ancora è mezzo pieno, è mezzo vuoto diciamo. Bene, grazie Mario per essere stato con noi, ci risentiremo sicuramente presto, noi siamo in chiusura, grazie a tutti quanti voi per averci seguito, ancora una volta gli auguri di buon anno e l'appuntamento con il Club dello Sport, come sempre, torna venerdì prossimo.